Salve a tutti ragazzi, sono Lex e bentornati nel canale dei Carlitos. Oggi sono qui su Rainbow Six Siege, la beta, pressing button. Ok, fatto. Stiamo accedendo alla beta. Ho avuto la possibilità di giocare alla beta, ho fatto già qualcosina, non tantissimo. Oggi vi porto qualche video di me in solitario. Vi ho già fatto vedere sulla pagina Facebook qualche video che ha fatto Umbramo, in cui c'ero anch'io in uno dei suoi due o tre video. Oggi giochiamo un po'. Questo gioco, per chi non fosse a conoscenza, è un FPS in cui si gioca a squadre contro squadre. Non è un FPS classico frenetico, ma è molto tattico e simulativo, quindi bastano uno o due colpi e si muore. E proveremo a giocare questa nuova mappa, che è questa nuova modalità terrorizzante in cui si gioca in 5 contro l'IA. E giocherei a livello normale, giusto per provare. Cerchiamo i giocatori. Allora, per l'appunto si va in squadre da 5 contro 5 di solito, in cui si fa poliziotti contro terroristi o in questo caso. Anzi, di solito è poliziotti contro poliziotti quando si gioca contro altri giocatori. Questa modalità è nuova, è la prima volta che la vedo anch'io. Comunque, ripeto, è molto simulativo, bastano pochi colpi. È molto camper come gioco, nel senso che quando devi stare in difesa, devi stare in difesa. Cioè, non è che puoi permetterti di andare a correre in giro, ma devi cercare appunto di presidiare il punto che devi difendere, mentre chi attacca deve attaccare. Eccoci qua, Blue Team alla caccia dei terroristi. Abbiamo anche avuto fortuna, la partita l'ho trovata abbastanza in fretta. Vi registrerò qualcosa. Io sono una pippa negli FPS. Ci sono le classi. Io in questo caso scelgo il Montage, che è quello con lo scudo espandibile, la P9 con cui mi trovo bene, e le granate stunt. Confermiamo il coso e sì, APC area. Adesso in questo caso siamo una squadra di io Mountain, un EQ che da quello che dice Umbramo è abbastanza scarsa, un Termite che invece se lo vedo mi ricordo cosa fa, che è quello che dovrebbe far esplodere i muri in teoria col C4, e le due reclute che invece sono la classe base, diciamo che se non hai acquisito le classi speciali che si acquisiscono facendo punti, cioè basta giocare e io ne ho sbloccate 3 facendo 4-5 partite, niente di che. Allora, c'era da dire che quando ho giocato con Ombra c'era un po' di difficoltà a trovare la gente. Ecco qui, vedete, sono molto lento ma molto robusto, tra l'altro in pieno giorno. Ah, è quella che dobbiamo prendere l'ostaggio. Allora, io adesso però seguo. Anch'io vado come l'EQ, vado là sotto. Stanno. Allora, questo. Merda! Non ci credo! Cosa cavolo è successo? No, oh, mi sa che mi sono beccato una pistolettata. Comunque li ho fatti fuori un po'. No, li sta facendo fuori un sacco. Che culo però. Oh. Ma è stupido cosa? Gli è passato a sinistra. Ce l'ha dietro, non se n'è neanche accorto. Ma è scemo? Ma è scemo questo qua? Ma è scemo forte. Cioè, è 2 ore che c'è. Vabbè che quegli altri sono scarsissimi i terroristi. Non è che è morto e non si è accorto di averlo a sinistra. No, vabbè, ma è troppo livello stupido. Ok, vediamo se riusciamo a rifare la partita. È stata. Sono riuscito comunque a ucciderne tre, però sono morto quasi subito perché mi hanno lanciato una granata. Poi il tizio che è rimasto da solo, perché era rimasto da solo, ci ha messo 2 ore a uccidere, però ha vinto da solo, li ho uccisi tutti.
Signori, comunque io ne ho uccisi tre facendo quella mossa assurda, perché ovviamente io con lo scudo devo mettermi davanti a tutti. Tra l'altro io ho la possibilità anche di allungare lo scudo e coprirmi totalmente, però non posso sparare. È utile appunto in squadra. Poi tra l'altro qui c'è anche il fuoco amico, quindi può capitare che ci si uccida tra di noi. Spero di no, ma può capitare. Be ready for anything. Allora, stiamo già avanzando con mucha calma. Ok, io seguo come al solito. Allora, vediamo. Ho visto qualche sfigatino. Cazzo. Merda. Stare attento qui perché no, chi mi sta lanciando? Se ci lanciano una granata siamo finiti. Ok, in gruppo perché silenzioso perché sono concentrato. Qua c'è gente. Allora, vediamo. Curami, curami, curami. Grande che mi ha curato. Ottimo che ci curiamo vicenda. Ok, ne mancano due. Ok, sono ancora mezzo moribondo. Involontariamente sparato. E ce l'abbiamo fatta, signori. Lui, l'avevo visto che ci stava sparando da sopra, però stavo cercando di eliminare la base. Con un paio di morti, vediamo, ce l'abbiamo fatta, ma adesso non uscirò dalla modalità. 4 uccisioni, 2 assist. E allora, signori, signori, questa era la modalità, diciamo, Hunt. Adesso che mi sono disconnesso, capita spesso,
Era la modalità caccia ai terroristi in cui si fa una squadra da 5, si va a caccia. Ovviamente era a livello abbastanza facile, infatti i terroristi erano abbastanza scarsetti. Nel prossimo video vi farò vedere il multiplayer invece 5 vs 5, che è molto più difficile, ma è molto più camper. Questo era abbastanza un po' più alla divertimento mode, diciamo. Spero che questo breve video introduttivo vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale e iscrivervi alla pagina Facebook. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!